ti devi impegnare, ma no, ma dai, ce la puoi fare da sola. Ecco, non è così. E siccome sono tante le persone che io conosco che ne soffrono, ho pensato, scrivendo questo libro, intanto di sdoganare il discorso attacchi di panico, un po' come la depressione. Brava. Se tu ci pensi, un tempo dire che uno era depresso era una cosa bruttissima, pensavano che fossi pazzo, Dio, allora questo è malato. O quantomeno fragile. Fragile no, secondo me parlavano proprio di pazzia tanti anni fa. Poi grandi attori, vedi Gassman, vedi altri, hanno cominciato a dichiarare la loro depressione. Adesso è quasi, quasi di moda, capito? Avere un po' di depressione ti dà quell'allure un po' particolare. Un po' fashion. Ecco, io vorrei che questo si potesse fare anche per gli attacchi di panico, che uno potesse dire: scusate, ho un attacco di panico, esco un attimo perché sto male. Cioè che le persone che stanno male potessero avere la forza e il coraggio di poterlo dire, perché poterlo dire è l'inizio della guarigione, ovviamente. Esatto, un passo importantissimo è stato quello di riconoscerlo a parte della scienza, quindi come attacco di panico. Cioè, ma un altro grande passo che hai fatto tu e che descrivi nel libro è quello di chiedere aiuto, che poi è stato l'inizio di un percorso che ti ha portato piano piano ad alleggerire questo fardello. Sì, però nemmeno io lo dicevo. No, no, assolutamente. Cioè io oggi che sono ormai fuori da 10 anni, fuori dal tunnel, come dico io, lo dico, ma io mentivo con chiunque tranne che con la mia famiglia. Cioè io mi portavo le gocce in studio, poi staccavo le etichette, dicevo sono gocce omeopatiche perché mi si abbassa la pressione, casomai poi passamene, perché io ero esattamente una di quelle che si vergognava e che non l'ha mai detto a nessuno. Poi c'era, mi auguro che questo libro, anche questo libro, serva a sdoganare questa cosa. C'era quest'idea che le star della televisione fossero sempre felici. Allora, questa cosa c'è ancora adesso. Noi non possiamo invecchiare, non possiamo avere la cellulite, non possiamo essere tristi, non possiamo essere grasse. Allora mi fa ridere, mi fotografano d'estate a 54 anni in spiaggia in costume con la cellulite. Sì, c'è 54 anni. Ragazzi, come dice la Littizzetto, se non ti piace la Littizzetto è un problema tuo, non mio, perché è normale. Abbiamo i problemi di tutti, sì, facciamo solo un altro lavoro. Non è... Però è molto bello, Paola, permettimi di dirti, per noi vedere dietro le quinte delle tue paure vuol dire anche notare, personalmente leggendo il libro, notare quanta grinta è servita per fare 30 anni il tuo lavoro con questo mostro dietro le spalle. Perché sì, tu parli di farmaci, ma il farmaco forse, come dici, ti serve a non avere paura della paura. Esatto. Ma non è, poi se fosse stato veramente questo grande aiuto, forse non, insomma, non, magari sì, non avrei dovuto fare la psicanalisi. Ma sai, io vengo da una famiglia molto umile, papà faceva il falegname e mamma la casalinga, noi eravamo in quattro a casa, quindi a lavorare molto presto perché doveva aiutare a casa, e quello che mi ha insegnato mio padre è proprio il senso del dovere. Se non sei in punto di morte, al lavoro ci devi andare per forza. Esatto, per cui io non facevo niente, non uscivo, non guidavo, non riuscivo, per molto tempo non sono riuscita a mangiare cose solide perché mi ero strozzata, quindi avevo il terrore di soffocare, o comunque non mangiavo se non c'era qualcuno vicino a me, perché così se avessi avuto un problema di soffocamento mi avrebbe potuta salvare, insomma delle cose assurde. Ma lavorare sempre, sempre non si poteva mancare. E testa sulle spalle. E testa